evidente che si tratta di un arricchimento culturale oltre che spirituale in questo caso. Culturale perché il canto ha anche cultura. Culturale perché il contenuto di questi canti, di questi salmi, anche di questi poemi che loro mettono in musica, ma soprattutto voi, coloro che accompagnano la liturgia del Papa, la Cappella Sistina, e le liturgie più delicate, più importanti. Allora tutto questo ci dice come non siamo proprio la periferia. Vogliamo contribuire alla bellezza del centro che risplende e rimane il cuore palpitante della Chiesa e della vita, però anche questo cuore continua a battere di amore verso Dio, verso il popolo, e proponendo al popolo la bellezza, perché non mi stancherò mai di dire che la bellezza è via al Dio, è via al cuore, alla religione, alla preghiera, alla bellezza dei salmi, al declamare, decantare con la propria vita ciò che Dio suggerisce voi nel nostro cuore. E quando parlo di regime non mi riferisco al regime alimentare, ma al regime di vita, una regola di vita, di orari, di allenamenti, di concerti, di tempo dedicato invece di andare a giocare a pallone, per esempio, giusto per parlare di una cosa spicciola. E allora apprezziamo ancora di più tutto questo e poi lodiamo insieme il Signore. Piccola chicca, che è quella che sostanzialmente i ragazzi stanno preparando al Vaticano, l'inno a San Giovanni alle Musiniere, che è il patrono di Catarano, perché domenica, quando loro avranno un concerto lì, sostanzialmente canteranno quest'inno nel primo giorno dei festeggiamenti del Santo Patrono. Felicissimi, emozionatissimi, e non vediamo l'ora di ascoltarli e di poterli ospitare. Perfetto. Stavamo per caso, ci siamo